Siamo qui con Ngava che ha appena terminato di cenare, ha giocato, prestazione diciamo positiva, peccato per il primo gol subito, avete recuperato nel finale 1-1, c'è tutto un secondo tempo da giocare, serve qualcosina in più lì davanti, troppi diciamo errori Parli solo sotto tu, cioè porta. io non devo No, niente. serve Beh, qualcosina in più, diciamo. vai, dimmi cosa serve nel secondo tempo, dai. No, manca un po' di giro palla a difesa. Cos'hai mangiato? Io ho mangiato pasta, frittata di pasta, Ah, hamburger e vabbè, patate e un perfetto. magnum mignon. Perfetto, volevi mangiare qualcos'altro? Il tavolo con le No, sedie, no? era leggero perché dovevo giocare a pallone. Perfetto. E comunque manco un po' a centrocampo, ma ci stiamo divertendo, stiamo giocando bene. Bocca al lupo per il secondo tempo. Andiamo a parlare ora con il gioco. Andiamo da Schicchitano. Schicchitano è qua. Schicchitano è qua. Schicchitano l'hai toccata lì in area di rigore. Vai auto. Cosa? Vai auto. Ti sei rubato un gol. Serve qualcosina in più. Vi siete fatti recuperare nel finale, un po' distratti. Sì. Sorrentino ci sta mettendo del suo. Serve qualcosa in più per questa Virtus. Sì, ci serve qualcosa in più, dobbiamo fare il gol. E poi ti voglio dire un'altra cosa, è che lui si è fatto la pugnetta ieri e quindi non ce la fa un po' qua a centrocampo. Va bene, si imbocca la versione tempo, la stessa cosa, la parte di gioco, Perfetto, perfetto. Siamo qui nel finale di partita che dovesse affrontarsi nella seconda giornata Super 8, la Virtus Neapolis contro il Lokomotiv Empoli. Partita terminata 2-1 per quest'ultima. Siamo qui con il migliore in campo, MVP Pacia, giusto? E con Retta della Virtus. Retta, un primo tempo tutto sommato equilibrato, Virtus che riusciva a gestire bene la palla, giocava bene come la squadra avversaria. Secondo tempo un po' troppo nervosi, giocatori avversari che si erano ben compattati in difesa, ripartivano molto bene con velocità. Nel finale è arrivato il gol proprio in contropiede che vi ha sorpresi, vi siete un po' fatti prendere un po' troppo dal nervosismo e questo è stato un punto negativo per questa gara. Infatti abbiamo un po' subito la loro velocità, ce l'abbiamo messa tutta fino all'inizio del secondo tempo, però penso che abbiamo giocato una bella gara, dai, è stata una bella partita. È Sì, stato un mio errore l'azione del gol, ero un po' stanco. diciamo che ha avuto filo da torcere, ha avuto un avversario molto Infatti, rapido e veloce. il Tu che numero sei più 20. fisico e lui molto più veloce. Infatti, sì. Difficoltà Cerchiamo totale. di migliorare nella fase difensiva. Diamo merito agli avversari che hanno fatto una bella partita. Va benissimo, Bravo, bocca al gente. lupo. Andiamo ora dal migliore in campo. Partita positiva per voi, questa è la prima vittoria dopo un buon approccio con un pareggio. Arrivata la vittoria, Lokomotiv che ha giocato veramente molto bene, squadra che si dimostra compatta e soprattutto cinica quando ha le occasioni positive lì davanti alla porta. Sì, abbiamo giocato una bella partita, siamo stati bene in mezzo al campo, abbiamo avuto un gol molto sfortunato e poi veniamo da una sconfitta all'ultimo che ci ha demoralizzato, ma penso che in questo torneo possiamo fare molto bene e cercare di vincere. Senti, forse avete peccato qualche volta un po' di ingenuità, è arrivato il gol, peccato per quell'ascia che ha annullato la situazione favorevole per voi, però nonostante ciò è arrivato poi il gol nel finale, fortunati diciamo tra virgolette, perché quel gol annullato poteva costar caro. Sì, ma beh, è stata un'ingenuità mia, ma cercherò di non sbagliare più e di dare sempre il massimo durante le partite. Va bene, se chiedete di dedicare questo migliore in campo? No, nessuno in particolare. Va benissimo, in bocca al Ciao, lupo. ciao ragazzi.